Bentornati ragazzi qua Leo di Footy Tele Channel, sono qui per il primo di qualche squad builder per FIFA 17, per qualche squadra iniziale, quindi squadre che costano veramente poco, che vi consiglio da farvi all'inizio per iniziare a ingranare nelle varie divisioni. Questa che vi porto oggi è una squadra da 5.000 crediti che mi sono fatto io personalmente, quindi ve la consiglio vivamente, secondo me è veramente forte, naturalmente ancora non l'ho provata, però adesso che esce il gioco me la provo subito e vi farò anche sapere se è così forte come penso. Il giocatore da cui sono partito per questa squadra è un certo Kebano, non so se lo conoscete, è una squadra tutti di giocatori non rari, però molto forti. Come vedete Kebano ha 4 stelle di piede debole, 3 stelle scusate di piede debole, 4 di skill, giocatore molto forte, cioè con caratteristiche veramente buone, quasi da oro raro. L'unico problema, gioca nella Championship, però come vedrete ci saranno molti giocatori della Championship comunque molto interessanti, quindi Kebano sarà la nostra star. L'ho messo in questo falso 9 come seconda punta perché secondo me può funzionare veramente bene. L'esterno sinistro ce lo consiglia già Footviz ed è Aite, anche lui 4 stelle di mossa abilità, quindi molto buono, doppia intesa con Kebano e quindi perfetto. L'altro giocatore da cui sono partito, che secondo me è molto forte, lui è quello che costa probabilmente di più, si avvicina quasi a 1000 crediti, però riuscite a prendere l'800-850, è Rodrigo, che è stato spostato come ala destra, carta anche lui con 4 di stelle di mossa abilità e ne vedete altri 2, quindi avremo 5 giocatori con 4 stelle di mossa abilità. È comunque una carta forse la più forte tra queste tre, anche 78 di overall, quindi non male. Ragazzi, ve lo ripeto, questa squadra costa solo 5.000 crediti, anche meno, anche 4.000, quindi ve la consiglio vivamente. Per collegare Rodrigo a Kebano, qui ho deciso di mettere Pablo Hernandez. Pablo Hernandez, che è un giocatore spagnolo della Championship, anche lui 4 stelle skill, quindi perfetto. È un trequartista, lo adattiamo a centrocampista centrale, perché comunque qui in questi due ruoli ci sta anche un trequartista, mentre nel ruolo di difensivo ci sta un giocatore esclusivamente difensivo. A sinistra quindi ci mettiamo un altro giocatore della Championship, ovvero Diame. Anzi no, mi sbagliavo, lui ha 3 stelle skill, però comunque è una carta molto interessante, molto completa come potete vedere. Infatti diciamo che rispetto a Hernandez è un pochino più difensivo, per aiutarci un pochino in fase difensiva. E l'ultimo giocatore sempre della Championship è Sandro. Sandro lo riconoscerete, è stato comunque un'icona per FIFA, è un centrocampista brasiliano difensivo molto forte dai primi FIFA e quindi dai primi Ultimate Team, e quindi lo ritroviamo ancora oggi. È qui che ci spostiamo nei campionati. Allora, intanto dobbiamo concludere l'intesa per Rodrigo, quindi ci serve un terzino destro della Liga, e un terzino destro che ho scelto è Lora. Lora è comunque una carta molto molto completa, anche 4 stelle di piede debole, solo 2 skill, ma è un terzino. Ci sta tutto perché torna ai 500, anche meno crediti costa e va benissimo. Per completare invece l'intesa di Amé ho scelto Dramé, giustamente. Stessa nazionalità, ovvero Senegal, però ci spostiamo nella Serie A. Anche lui è una carta molto completa, gli manca un po' il tiro, però va benissimo. Un altro giocatore dell'Atalanta è Toloi. Infatti ce lo consigliava anche Footviz. Toloi è centrocampista brasileiro dell'Atalanta, c'è di meglio di sicuro, è forse la carta peggiore di questa squadra, però comunque per completare l'intesa mi serviva un giocatore dell'Atalanta. Mentre a destra mettiamo Felipe. Felipe invece è un po' più forte, è nel Porto, 78 overall, 70 di velocità, 83 di fisico, 80 di difesa, insomma una carta molto forte per essere un non raro, vi ripeto, tutti non raro, tutti che costano pochissimo. Mentre il portiere è sempre del Porto, perché dobbiamo fare intesa con Felipe, e José Sá, che non fatevi ingannare dal 76 overall e dalle statistiche non tanto alte, ma l'altezza 1,92 può fare la differenza per questo portiere. Quindi questa è la squadra che ho deciso di farvi vedere. Troviamo 4 giocatori, non 5 come vedete all'inizio, 4 giocatori con 4 stelle abilità, ovvero Aite, Kebano, Rodrigo e Pablo Hernandez. Per iniziare a imparare un po' di skill mi servirà di sicuro. Completiamo il centrocampo con 2 giocatori molto completi come Diame e Sandro, e una difesa molto solida, eccezione fatta forse per questo Toloi che
magari si rivelerà un buon difensore, con Dramé, Felipe, Loras e Sa. Vi ricordo che costano tutti, ma dico tutti, intorno ai 500 crediti, 400 crediti, lo potete prendere la stanca, alcuni anche a 300, a parte Rodrigo che costa intorno agli 800. Quindi la squadra si aggira tra i 4 e i 5.000 crediti. Io ve la consiglio veramente tanto, la proverò di sicuro visto che me la sono già fatta. Naturalmente con i crediti mi sono fatto le sfide creazione rosa. Quindi scrivetemi qua nei commenti se volete altre squad builder su FIFA 17, magari anche per le sfide che ci sono per farvi guadagnare qualche pacchetto spendendo il meno possibile, oppure proprio delle rose per iniziare a giocare nelle divisioni, magari con una squadra da 5.000, 10.000, 15.000 crediti. Insomma, vediamo nei prossimi giorni quali altre rose vi porterò. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi invito anche a mettere mi piace alla pagina Facebook che trovate giù in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.